Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Sono veramente tantissimi consigli di lettura sparsi per i 24 giorni che ci accompagneranno fino a Natale. Quindi sono 320 titoli e cominciamo domani. Abbiamo raccolto tutti i consigli di lettura degli editori che vengono al Salone, quindi tutti i nostri espositori. Saranno 180 titoli che tutti i lettori del Salone e tutti i vostri ascoltatori potranno trovare. Però aspetta, 180 libri vuol dire, cioè tutti insieme, tutti domani mi arrivano così? Domani così, tutti wow. In una volta, anche perché così quelli un po' ansiosi che non vogliono fare i regali così il 23 di dicembre possono organizzarsi per tempo e avere già tante cose. Ma è carina come idea, senza contare che il consiglio arriva direttamente dalla fonte, dagli editori, no? Sì, assolutamente. E poi dopo questa prima uscita... Cioè dopo aver letto 180 libri, allora poi posso andare avanti. Esatto. Ancora il 2, il 3, il 4, fino al 24. E, invece faremo 3 consigli al giorno e sarà un modo... Sì, per raccontare dei libri e consigliarli, ma anche un po' per raccontare tutta la famiglia allargata che sarà del libro, che è una famiglia un po' delle persone che ci lavorano, e quindi sui nostri social e poi anche sul nostro sito troveranno tutti i consigli di chi, progetta gli allestimenti, si occupa del programma culturale, gestisce la comunicazione del Salone, quindi tutta la squadra. Chi gravita e chi lavora per il Salone del Libro da domani fino al 24 consiglierà un titolo e racconterà il libro. Esatto, però chiaramente la famiglia del Salone non sono solo le persone che ci lavorano, ma anche tutti quelli che lavorano nel mondo del libro. E quindi iniziamo con gli editori, che sono chiaramente i nostri... per rimanere il tema della famiglia, i nostri parenti più stretti, ma anche poi i librai e le biblioteche. Infatti raccoglieremo anche i consigli delle 71 librerie di Portici di Carta, che è un evento che sarà organizzato tutti gli anni lungo i portici di Torino, in cui ci sono appunto tutti i librai. Allora, anche a loro gli abbiamo chiesto di consigliarci un libro per il Natale, e anche le biblioteche, perché abbiamo chiesto a un po' di sistemi bibliotecari sparsi in tutta Italia, da nord a sud, di consigliarci un libro. Ecco, quindi così. Ovviamente non dobbiamo prendere tutto alla lettera, perché sennò praticamente non ci basta questa vita per leggerli tutti questi libri, questo per non spaventare insomma tutti coloro che magari non, insomma, riescono a sfogliare una pagina al giorno, per intenderci. Però sono tanti bei spunti che possono essere nostri, ma possono diventare anche un dono, un regalo di Natale. E certo, il nostro obiettivo primo è far fare un figurone a tutti e regalare. Certo, adesso prima di chiudere mi spoileri così proprio il tuo suggerimento, dai. Sì, certo, allora io ho suggerito un libro che in realtà è un albo illustrato di un'illustratrice francese che si chiama Marion Fayol e si chiama I figli, ed è un libro di Gallucci, e sono una serie di tavole che quest'autrice ha fatto nel primo anno di vita in cui è nata sua figlia, quindi racconta tutte le cose belle però anche un po' faticose di vivere con dei neonati. Ma è un libro molto ironico, molto surreale, però molto bello, secondo me un bellissimo libro da possedere. Bene, e non lo conoscevo, faccio tesoro di questo tuo spunto. Momento. Assolutamente. Totalmente. Assolutamente. Grazie allora Francesco Morgando, grazie per mille. Essere stato con noi, grazie al Salone del Libro per questo speciale calendario dell'Avvento. A presto. A presto, grazie. GRP.